L'immaginazione narrativa, il racconto del cinema oltre i confini dello spazio letterario. Allora, il titolo del libro di Pietro Montani, di cui ho deciso di parlare, ci introduce quasi didascalicamente, sin da subito, in quello che è il cuore dell'itinerario teorico delineato dall'autore, vale a dire un'indagine attorno all'identità propriamente narrativa dell'immagine cinematografica che, nel corso della sua storia, si è spesso definita rivelando una certa distanza proprio dal canone della tradizione letteraria. Ecco, Montani descrive dunque alcune modalità configurative specifiche di quel cinema che ha spesso tentato, come ci dice nella parte iniziale del libro, attraverso una bella citazione di un celebre personaggio godardiano, di andare oltre Joyce, ovvero di mettere in forma non la vita della gente, ma la vita da sola, esplorando le stesse radici immaginative del racconto, sfruttando le possibilità proprie delle immagini e dei suoni, vale a dire le risorse del montaggio cinematografico e audiovisivo. Ecco dunque il percorso teoretico affrontato dal libro, che ha nel concetto di schematismo kantiano un punto di riferimento essenziale, si accompagna, ed è questo uno dei suoi punti di forza, a un esemplare percorso analitico, che ha il merito, ovviamente al di là di ogni pretesa di esaustività, di tracciare i confini di una precisa tradizione del racconto cinematografico, che muove a partire dal cinema sovietico degli anni 20, passa per autori fondamentali della modernità, quali Godard e René, per approdare ad alcune delle più importanti esperienze del cinema contemporaneo, quali sono l'opera di David Lynch, di Kieslowski, di Kiarostami. Ecco, il cinema, arte ibrida, impura per eccellenza, diremmo con André Bazin, ha da sempre avuto a che fare con un problema di definizione, e in particolar modo, come testimoniano le numerose battaglie critiche e teoriche che ne hanno infiammato la storia, ha spesso cercato di emanciparsi proprio dalla letteratura, vale a dire ha cercato di affrancare l'immagine dalle storie, dalle trame, dalle sceneggiature che spesso ne hanno frustrato l'autentico potenziale espressivo. Ecco, per questi motivi che ritengo il libro di Pietro Montani davvero fondamentale, non soltanto per gli specialisti, ma per chiunque abbia voglia di acquisire alcuni strumenti critici ulteriori utili a meglio comprendere quel cinema spesso considerato narrativamente difficile, e per scorgere in questa complessità la stessa specificità artistica dell'immagine filmica, al di là degli aspetti estetizzanti o eversivi del film.